E salve a tutti amici di Escape from Tarkov Italia. Oggi vi voglio più che altro proporre un gioco che mi interesserebbe veramente veramente molto portare, che si chiama Survive the Night, come avete già visto, e lo sto aspettando da ormai 3 anni ed è già un anno che l'ho preordinato. Ed è un gioco dove praticamente puoi fare tutto, cioè tutto quello che voi immaginate alla fine lo potete fare. Tu ovviamente online, c'è i compagni, se c'è qualcuno ovviamente è molto più bello, trovate qualcuno. E niente, e più che altro vi voglio fare questa proposta: se quando esce, che non dovrebbe uscire tra molto, ve lo porto. Lo so che il canale è solo di Escape from Tarkov, però non lo so. Dovete decidere voi, vi lascio a voi la scelta e ho preferito fare il video prima, quello delle notizie di Escape from Tarkov, che uscirà o lunedì o martedì, tanto insomma, per farlo sapere, così se vi va bene, allora diciamo mi metto in testa di come organizzare il tutto, ecco, ho rotto tutto quanto. Comunque, come avete potuto vedere, bisogna mantenere la nostra arma pulita, se no si inceppa, possiamo cacciare, come potete vedere, mettiamo tutto a cuocere come vogliamo. Ed è veramente bello. Cioè, io spero vi piaccia perché lo sto aspettando da tanto, se no vabbè, ci gioco da solo e pazienza. E che altro dire? Qua comunque continua a far vedere tantissime cose che si possono fare. Infatti, come vedete qua, si possono mettere gli oggetti sopra gli scaffali. Poi le lampadine, bisogna anche cambiare le lampadine, barricare le finestre, perché si chiama Survive the Night proprio perché poi arrivano gli zombie di notte, sono docili il giorno e cattivi di notte. Poi tutte le difese. E niente, dopodiché inizia il burdel. E infatti qua dice "Dodge during the day and combat at night", per questo si chiama Survive the Night. Niente, potrebbe magari essere qualche meccanico, cioè potrebbe essere un po' meccanico, cioè nel senso, non so, le animazioni forse scattose come gioco vecchio, però secondo me è proprio questo è bello. Perché portare sempre ai giochi tipo Escape from Tarkov, belli, fatti bene, e non portare questi? Questi sono proprio le cose belle. Comunque, come potete vedere, ci sono tante tante cose si possono fare. E niente, io spero che vi sia piaciuto, spero che vi interessi. Se vi interessa, fatemelo sapere nei commenti o con qualche mi piace. Noi ci si vede al prossimo video. Ciao!